quella pistola o di quel fucile, noi dell'arma non ne abbiamo contesa, sappiamo soltanto che quello è un colpo sparato ad altezza d'uomo e che non c'è nessun lacrimogeno in giro in quegli istanti. Anche il movimento studentesco non ha avuto la forza di fare un comunicato, comunque di reagire a questa notizia. Il 14 dicembre evidentemente imbarazza anche alcuni degli stazioni organizzati di quella stagione, di quell'esperienza di lotta. Altro silenzio assordante è quello della politica ufficiale, che quasi sempre è strabica e spesso e volentieri è omertosa. La vicenda di Genova, la carriera folgorante di De Gennaro, indipendentemente da chi fosse al governo, dimostrano poi che appunto non è strano in Italia che di fronte a una denuncia così forte non si levino neanche delle voci a tentare di confutarla. Altro silenzio è quello degli inquirenti, che non hanno neanche chiesto di acquisire le foto o di capire chi ci ha fornito quel video, in che maniera siamo riusciti da un video a isolare quei fotogrammi che sono stati mostrati da Liberazione. Questa è un'altra, è un altro dei silenzi inspiegabili fino adesso. E poi c'è il sostanziale silenzio del Viminale, che soltanto dopo un giorno manda un comunicato di due righe dove dice che quel colpo è stato sparato dal basso verso l'alto, cosa che è assolutamente invece negata dall'evidenza, dalla traiettoria, il proiettile va in alto e la fiammata va verso, anzi tendenzialmente verso il basso, quella fiammata. Quindi insomma noi abbiamo un altro modo di uccidere e di ferire, che è il silenzio, è evidente, no? Chi è padrone del rumore è padrone anche del silenzio in questo paese. E credo, io direi che a questo punto, contingentando gli interventi, perché credo che poi avremo dopo dalle 17.30 la seconda parte di questa giornata, di questo pomeriggio, io vi invito a porre delle domande ad Heidi, a Francesco, se avete delle cose da chiedere, credo che sia il modo anche più carino e più interessante, che ci toglie anche di palazzo di dover stare qua dietro. Anche le considerazioni, le riflessioni individuali e collettive che sono state fatte nel corso di tutti questi anni. L'unica cosa che voglio fare è portare così anche la parola dell'associazione, della realtà che rappresento, anche se in questo momento parlo a nome mio, perché non avevamo in nessun modo comportato un intervento di questa sede. Chiaro che siamo in alcuni, perché comunque l'argomento è il nostro, la materia è la nostra, ci interessa particolarmente essere qui con tanti amici, tanti compagni e soprattutto, come è stato detto in precedenza, anche con le generazioni successive. E questo per un motivo molto semplice, perché io con i miei compagni del centro documentazione, nella maggior parte dei casi siamo tutti ex militanti di quel movimento, ci siamo posti, ma da parecchio tempo, il problema di non poter continuare a vivere, a stare in un silenzio ormai quasi imbarazzante, insomma, forse proprio perché diciamo che ci sono stati almeno una ventina d'anni, di cui anche qui faceva riferimento Francesco, in cui quello che perlomeno io ho, non lo so, definito il vuoto cosmico, in cui non è successo assolutamente nulla se non
mi risulta che in realtà degli spazi sociali che hanno portato avanti e proseguito un po' quello che era il discorso degli anni 70, delle lotte degli anni 70, soprattutto dei contenuti, delle tematiche di quel periodo. E, devo dire, noi ci siamo posti il problema del centro documentazione a seguito, successivamente al riaccendersi della scintilla delle lotte all'innovare di Seattle, insomma quando a Bologna in particolare ci sono state tutte le mobilitazioni per il Nox, quindi parlo del 2000, un anno prima di Genova, e sicuramente da Genova, dopo quello che è successo a Genova, sia in positivo, quindi con la proposizione così irruente di un movimento che rimetteva in discussione dalle radici tutto il sistema in cui siamo stati costretti a vivere dalla fine degli anni 70 fino a quel giorno, e proprio perché ci siamo resi conto che era necessario per noi non tanto passare un testimone, perché comunque la maggior parte o i tanti almeno che io conosco e frequento hanno continuato a esserci, hanno continuato a esistere, hanno continuato a dire la loro, hanno continuato in quella linea di resistenza attiva, di lotta antagonista. E poi voglio specificare perché antagonista, che per me è proprio un aggettivo assolutamente fondamentale di questa cosa. E ci siamo resi conto che per poter percorrere lo stesso pezzo di strada che stavano percorrendo quelli che potrebbero anche essere ormai i nostri figli, lo diceva Heidi, visto che suo figlio c'era e ha percorso quel pezzo di strada, e noi in Carlo, in quei giorni, nelle dinamiche di Genova, abbiamo riconosciuto noi stessi, abbiamo riconosciuto quello che eravamo stati, quello che avevamo fatto, e chiaramente, visto che ci portiamo appresso anche il peso della morte del nostro compagno diretto, quindi Francesco Lo Russo, abbiamo riconosciuto un po' tutta la nostra vita in questo percorso. E per noi era diventato indispensabile poter comunque riallacciare dei fili, riconnettere dei percorsi che sono assolutamente gli stessi. Un'altra cosa che è stata detta è il 77 è vicino, il 2001, il G8 di Genova, è vicinissimo in realtà. Sembra passata una caterva di tempo, per i ragazzi più giovani sicuramente è paleologia ormai politica quella di cui noi stiamo parlando, ma non è assolutamente così, perché le trame che hanno attraversato questo paese in tutti questi decenni sono esattamente le stesse, la logica che c'è dietro è sempre la stessa. L'ha detto molto chiaramente Heidi, quanto più lo Stato è debole, tanto più la forza repressiva si esprime in maniera brutale e feroce. È ovvio, quando non ci sono argomenti da opporre, quindi in termini dialettici, in termini di confronto, anche di scontro, ma sempre in un ambito di questo genere, interviene la violenza dello Stato. Ovviamente l'unica cosa su cui dissento con Claudia Pinelli è la speranza di uno Stato migliore. Io, che ho particolarmente nel cuore Giuseppe Pinelli perché sono sempre stato anarchico e ho militato sempre nel movimento anarchico, non posso assolutamente neanche prendere in considerazione che possa esistere uno Stato migliore, uno Stato più buono. Lo Stato è feroce, è brutale per sua stessa definizione, punto. Non credo che ci sia nulla da aggiungere, non è riformabile, non è modificabile, non è aggiustabile in nessun caso. È pura oppressione, pura repressione e basta. E la cosa che ci premeva e che ci preme ancora appunto è questa, parlo sempre come centro di documentazione, è quella di poter riallacciare, di poter avere veramente un dialogo, poter parlare anche a chi viene dopo di noi, per esprimere un concetto molto importante. Io credo profondamente che l'unica possibilità sia quella di un antagonismo radicale. Questo non vuol dire violenza allo stato puro, non vuol dire riprendiamo le armi in mano neanche per idea, ma sicuramente vuol dire una cosa, un rifiuto netto e totale di tutti i meccanismi, di tutti i modelli che ci sono imposti da sempre, non da oggi, non da 10 anni, non da quando c'è quel maiale di Berlusconi, ma da sempre. E questa credo che sia la spinta propulsiva fondamentale
perché veramente si possa pensare di cambiare qualcosa, non dico in questo paese, in questo mondo. L'unica cosa è avere la consapevolezza che vivere in questi termini, con questi modelli imposti, è assolutamente inaccettabile. Non ci sono termini di mediazione. Non c'è il termine di mediazione del, per esempio, del precario che potrebbe aspirare ad avere il posto fisso. L'unica cosa determinante e certa che ci può essere è il rifiuto del meccanismo del lavoro, in questi termini in particolare, è il rifiuto radicale di questo sistema. Se non c'è questa spinta, questa assoluta necessità, bisogno quasi fisico e fisiologico, di non avere niente a che fare con tutto questo, al massimo potremo fare della rappresentanza sindacale, al massimo si potranno fare delle rivendicazioni, ma il mondo non cambierà. Quelle piccole ma brutte differenze che portano appunto a costruire dei muri, perché credo che così non si vada da nessuna parte. Quindi anche una, come dire, proviamo a ipotizzare in una città come Bologna, una città che è in trasformazione, una città che paga pesantemente sotto il profilo, in particolare sotto il profilo della cultura, paga un prezzo altissimo. Beh, ecco, uno sforzo in più per riuscire a riallacciare rapporti, a ricostruire, a fare in modo che le iniziative possano essere condivise, perché c'è bisogno. Io, insieme a tutte le altre compagne e compagni, siamo di questo, ne siamo convinti. Noi abbiamo bisogno oggi di rimettere in piedi un lavoro politico dal basso che permetta di costruire iniziativa politica, perché altrimenti non ci capiamo, non possiamo delegare a nessuno, non vogliamo delegare a nessuno, siamo critici, anche quelli che, e molti lo siamo, all'interno magari di organizzazioni, di partiti, viviamo però tutto questo come una gabbia. Come una gabbia che va assolutamente rotta. No? C'è uno slogan che a me continua a piacere tantissimo, uscire dal ghetto, rompere la gabbia, creare e organizzare la nostra rabbia. Beh, non è solo uno slogan, credo. Credo che sia la volontà per andare a riproporre o a porre tematiche nuove ma anche vecchie. Perché oggi io insisto, c'è bisogno di ricostruire, partendo dai saperi, partendo dalle conoscenze, dalle intelligenze di tutte e di tutti, per cercare di costruire dei percorsi nuovi. Tanto vedo che stanno arrivando altri. Dicevo che in qualche modo l'inno ci stava e credo che sia di buon auspicio. Noi siamo degli ottimisti, inguaribili ottimisti, e pensiamo che anche queste forme, e credo che siamo in tanti, possano essere appunto, come dire, buona suerte. Io mi perdoneranno
i compagni che hanno assistito alla prima parte di questo pomeriggio, ma due cose le dirò perché è arrivato ora. Intanto ringraziando dell'ordine, perché ce l'ho di fianco, Valerio Evangelisti, poi Claudio Lolli, Stefano Tassinari, Francesco Guccini, per aver accettato il nostro invito. Non era facile non aver ascoltato, lo dico per onestà, perché quando abbiamo cominciato a ragionare su cosa pensavamo per ricordare Francesco a 34 anni dal suo assassinio, ci siamo posti, come potete immaginare, una serie infinita di domande. Non volevamo cadere nella retorica, non ci appartiene il senso, come dire, quello del vittimismo, del come eravamo, del piangerci addosso. E quindi abbiamo così pensato di proporre alla città alcuni passaggi con queste due giornate che a noi sembravano interessanti perché avevamo voglia, anche noi, ormai un po', come dire, avanti negli anni, un po' attempati, avevamo voglia di ascoltare, perché per troppo tempo abbiamo ascoltato solo un mare di schifezze, abbiamo ascoltato delle indecenze dette e ripetute da soggetti che appartengono purtroppo anche a una parte della nostra storia. Però quei soggetti noi cerchiamo sempre di tenerli molto lontani, perché ci dà fastidio solo, come dire, solo vederli, perché sono degli infami, sono dei pentiti, sono dei venduti, sono dei pendivendoli, sono tutti quei soggetti che hanno venduto la propria storia, la propria dignità e hanno tentato di vendere anche quella storia e quella dignità collettiva. E allora, detta come va detta, ci fanno veramente schifo. E quindi in un ragionamento condiviso, difficile, perché abbiamo discusso, abbiamo pensato, abbiamo tentato, poi abbiamo scartato anche tantissime cose, ma che vi state tranquilli, vi romperemo le scatole perché sono nel cassetto, perché vorremmo, con i tempi giusti, vorremmo proporverle. Sono lì, che aspettano solo il momento giusto per essere tirate fuori. E oggi, in questa giornata, abbiamo appunto pensato di far sedere a un tavolo che a noi ci piacerebbe di più che fosse un tavolo simbolico, noi siamo dietro in realtà a un tavolo vero e proprio. Io ho imparato negli anni a togliere i tavoli, l'ho imparato da tutte quelle esperienze dei forum che ci hanno, credo, insegnato degli stili, dei modi diversi di affrontare, degli approcci diversi, però insomma, siamo qua. E vi dicevo, abbiamo pensato a 34 anni dall'assassinio di Francesco, che anche questa mattina abbiamo in tanti ricordato andando in via Mascarella, alla lapide che lo ricorda, e poi in questo primo pomeriggio ascoltando Heidi, ascoltando Francesco Barilli, Pietrino Antonini e altri interventi che ci dicevano delle cose, credo con la pancia, col cuore, di quello che stiamo vivendo e cosa vorremmo ancora una volta insieme, collettivamente. Scusate se sottolineo, ma questo collettivamente io credo che oggi deve riprendere posto in tutti i nostri discorsi, in tutti il nostro modo di agire, di vivere, perché altrimenti siamo perduti. Hanno fatto di tutto per azzerare le esperienze collettive, dobbiamo riprenderle. E quindi mettere appunto qua quattro persone che hanno, ognuna a modo suo, a modo proprio, hanno vissuto quell'esperienza degli anni 70, che hanno prodotto per quello che sapevano e potevano sul piano culturale
ed è importantissimo, perché la cultura che oggi vorrebbero massacrare, che stanno massacrando, ma che vorrebbero ulteriormente massacrare, anche questa è una cultura che va ripresa in tutti i suoi aspetti, perché non c'è niente di, no? Tutto va ripreso. E allora ascoltare, io credo con molto piacere, aggiungo, perché io sono veramente molto curioso, e l'abbiamo fatto con questa rete di realtà, dall'associazione Francesco Lorusso, da Reti Invisibili, e questa rete che racchiude tutte le associazioni che parlano e ci raccontano delle nostre compagne e dei nostri compagni assassinati in questi anni, tanti anni purtroppo, che racchiudono dei familiari delle vittime delle stragi impunite, delle stragi di Stato impunite, dall'Osservatorio contro la repressione, che è un sito che lavora, è un sito di Rifondazione Comunista, ma che lavora su quello che accade, si racconta quello che accade quotidianamente, delle porcherie fatte in giro per il nostro paese, all'interno delle carceri, delle strade, nelle piazze del nostro paese, le repressioni feroci che avvengono, che sono nascoste dai grandi mezzi di comunicazione. E anche con un'altra realtà, che a Bologna è nata da pochissimo, ma che vive, ormai nasce a Roma e che si sta sviluppando un po', ormai devo dire, in diverse città d'Italia, che è l'Associazione della Lotta Continua. È un'associazione che non vuole, non ha la pretesa di fare chissà che cosa, ma semplicemente di rimettere nel giusto ordine una storia anche qui collettiva, che fu stroncata nell'ottobre del 1976 al congresso di Rimini, per volontà di un gruppo dirigente cialtrone, e che ha impedito a tanti e a tante di poter continuare quell'esperienza. Bene, l'associazione è nata, è libera, è aperta e vuole riprendere e ricucire quei fili spezzati. Quindi, come dire, un nuovo soggetto che entra nella scena politica non solo della nostra città, ma credetemi, a livello nazionale. Bene, queste quattro realtà hanno pensato di mettere a punto, di ascoltare, di chiedere a Valerio, a Stefano, a Francesco, a Claudio, cosa pensano oggi, ma come vissero le giornate del marzo e quel periodo storico. Perché poi credo che ascolteremo delle belle, io sono, come tutti voi immagino, sono molto curioso. Io finisco di tediarvi, come sempre noi siamo un po' dei sciamanati, non abbiamo preparato nessuna scaletta, il microfono io glielo cedo e lo gestiranno in totale autonomia, e io lo passo a Valerio perché ce l'ho di fianco per comodità, ma poi ve lo gestite voi, grazie. In una posizione un po' imbarazzante, sia proprio come posizione, perché sono una sedia tipo fracchia che ho Mauro, sia perché mi si sente così, va bene, no? Sì. La mia posizione è difficile anche perché, a differenza di alcuni dei presenti, io non è che sia stato un particolare protagonista del 77, ero uno di quelli che c'erano, senza avere ruoli di rilievo, senza essere un leader, con un'attività soprattutto limitata all'ambito universitario. Certamente ho potuto seguire tutti gli eventi e le ricostruzioni che ne sono state fatte dopo. Più che raccontare aneddoti miei, tra l'altro io ero venuto per fare delle domande a due autori delle colonne sonore di quegli anni, invece poi non ci hanno parlato davvero, più che raccontare cose mie, che potrei dirne tantissime,
77 che poi non si limitò a marzo, il 77 andò avanti fino a settembre, e se vogliamo la colonia del 77 dura ancora a lungo, finché poi non intervenne la repressione per la faccenda nero, eccetera. Io mi ricordo che anche l'anno dopo, il 77, c'erano almeno 20.000 persone in quartiere a ricordare il rito dell'anno prima. Comunque sono fioriti diverse rievocazioni. E sembra che siamo in un periodo di grande nostalgia. Poi dirò perché mi pare che sia anche ragionevole. Per il fatto che si trattava di rievocazioni in gran parte anedotiche. Adesso è uscito, per esempio, che non c'entra col 77, ma con gli anni successivi, è uscito un libro sulla storia dei centri sociali a Bologna. Quasi dappertutto la forma è quella del ricordo. Io c'ero, io ho fatto, io qui e là. Così potrei dire nel 77, io c'ero, io ho fatto, io con Pagliarella le mie sensazioni erano, ma a me sembra che sia urgente un recupero di intelligenza politica per ridare sostanza politica e non semplicemente generazionale a episodi che ce l'avevano, secondo me, e l'avevano importanti, e non solo sotto il piano culturale. Io mi ricordo, è la parte dei ricordi che mi interessa, mi ricordo la gente che frequentavo in Piazza Verde altrove, negli anni immediatamente, nei mesi immediatamente successivi al marzo, ma anche prima, perché in realtà c'è stato un pre-77 che si tende a ignorare. Mi ricordo come una strana composizione. Vale a dire, c'era forse una maggioranza di studenti universitari e anche medici, ma c'erano anche altre figure. In effetti fu un periodo di fioritura di collettivi di quartiere, per esempio, che nascevano spontaneamente. E in piazza ci si trovava a fianco del giovane operaio, del personaggio ai confini con la vita, del marginato vero e proprio, in quella che potrebbe sembrare il contrario di una composizione di classe, ma invece lo era. Era una composizione di classe, allora venivano chiamati a volte i non garantiti, oppure il proletariato giovanile, definizione di era. Sarebbe il fatto che si trattava di quel tipo di proletariato che non aveva alcuna rappresentanza istituzionale. E non per precare, ma poi c'era un tipo di studente che in realtà era in sostanza parcheggiato all'università. Pochi forse ricordano il quadro, ma le prospettive di lavoro a quel tempo erano estremamente ridotte. Io mi ricordo quando uno dei leader, non del 77 ma degli anni precedenti, un leader di potere operaio che si chiamava Franco Pio, finito a segnale, quando vendeva birra sotto il paragone, vendeva per il birra, ed era laureato già da, credo, un paio d'anni. Certi studenti, per esempio i medi, gli studenti medi del Fioravanti, alla sera andavano a lavorare in piccola officina. Alcuni studenti universitari, per esempio quelli del Meridione, che poi erano la componente più grossa, che si auto-organizzò tutto il mondo tra il Paolo, e qua sono presenti alcuni dei leader di questa frazione, chiamiamola così. Comunque, si trattava di gente che in apparenza non aveva un vero e proprio scopo ai suoi studi. Veniva come poteva, con una lavoretta, facendo il cameriere, facendo altre attività, e senza dubbio si poteva accedere a un lavoro privilegiato. Qualcuno ci è riuscito, ma altri no. Altri sono finiti a fare il lavoro come sparati, e altri ancora si sono assolutamente dispersi.
sono finiti a fare una vita responsabile sopra i profili. Significato che tutto questo era una campagna, non se ne rendevamo conto del tutto neanche noi, era una campagna fiorita in un periodo in cui le possibilità di lavoro erano estremamente scarse, in cui esisteva una crisi economica diversa da quella attuale, non esisteva. Questa è una nuova professione che alcuni collettivi dell'epoca poi in corso è stata l'origine vera del 77. Era già presente in qualche modo nella sinistra extraparlamentare, e anzi sono orgoglioso di parlare sotto la bianca bandiera dell'autodontino, anche se non mi persuado molto, scelto dei colori. Io ho parlato prima, si è fregato la minerale, per cui sarò molto breve. Questa era una componente vera che aveva prospettive ancora abbastanza incerte, non sicure. Però una cosa da ringraziare, fu questa forse la rottura più evidente rispetto agli anni precedenti, che nessuno contava realmente, pochi contavano realmente una presa del Palazzo di Verno, in una insurrezione che nascesse nel giro di quel rivolgere di tempo e con la violenza che si padronisse delle istituzioni instaurasse un diverso regime. Fu in quel periodo lì che nacquero da questa composizione i concetti di contropotere, per esempio, vale a dire di un potere alternativo che si affermava nella società fino a impregnarla tutta quanta. Era sicuramente ingenuo, però non era poi ingenuo del tutto, come arriverò a dire. Insomma, era una forza nuova, senza riferimenti gregevoli, una forza sociale di tipo nuovo, diciamo, che contestava tutto quello che era tradizionalmente legato al partito tradizionale, a quello istituzionale. Già si era manifestato in alcuni gruppi extraparlamentari, già Ottocontino ad esempio aveva avuto degli scossoni dall'emergere di queste componenti. Sta di fatto che nel 77 furono quelli che prevalsero, e non a caso poi arrivarono filosofi e sociologi da tutta Europa, venivano a studiare quel fenomeno di cui poi che noi abbiamo abbandonato lì a un certo punto, non abbiamo continuato a studiare questo tipo di cose, né la formazione sociale che si era determinata, né le finalità politiche, le forme politiche che riusciva a sviluppare. Perché comunque è bene tornare su quegli argomenti a distanza di tanto tempo? Perché, seguendo la storia non si ripete mai, lo sapete meglio di me, viviamo una fase curiosa, vale a dire una fase in cui intanto le prospettive di lavoro sono a causa della crisi e di altri fattori sono scarse come erano loro e forse peggio che scarse. Intanto si ritornano delle curiose mescolanze. Non sarebbe stato facile nel 77 avere un rapporto di qualche tipo con la Fiona. Oggi è possibile invece. Tra studenti e Fiona, tra precari, tra lavoratori della cultura, eccetera, si stanno formando delle alleanze assolutamente inedite nella storia. Le forme di lotta sono forme di lotta in qualche modo insurrezionale. Perché dico questo? Vanno inteso bene la cosa. Ma noi abbiamo visto in tutta l'area mediterranea, abbiamo visto della gente scendere in piazza a battere dei poteri, semplicemente stando in piazza. Inizialmente senza sparare neanche un colpo di fucile, poi a un certo punto hanno dovuto anche sparare per difendersi,
ma in qualche modo fare crollare dei regimi che sembravano solidissimi, su cui tutti avrebbero scommesso di una durata ancora lunga, semplicemente andando in piazza con determinazione. È chiaro che non sono possibili similitudini, è chiaro che ancora non sappiamo neanche bene dove sfoceranno quei processi, però è chiaro che in qualche percorso istituzionale, non si vuole no, in Svezia, come la comunità, perché lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, e non vi dico quelli che non abbiamo sotto gli occhi, perché nessuno, ad esempio, si occupa molto di quanto sta accadendo in alcuni stati americani, negli Stati Uniti. C'è stata l'occupazione di un Parlamento, mettiamo. Ci sono state lotte di piazza che sono durate settimane, alcune sono ancora in corso. E questo negli Stati Uniti d'America. Ma se noi andiamo a vedere quanto è accaduto in Francia fino a poco tempo fa, attenzione, anche lì spesso il movimento aveva una forma insurrezionale e si ritrovavano soggetti diversi, dagli studenti agli immigrati di seconda generazione, che non sono più neanche immigrati, non sono cittadini francesi. Ci sono stati esperimenti, specie in senso minore che a Parigi, che andavano esaminati perché per qualche tempo si impadroniva di un'intera città, mentre i sindacati ufficiali, non è che siano probabilmente più militanti comunitari e addirittura sono più piccoli, i sindacati erano costretti a sorreggere con azioni di sciopero le azioni di piazza. Questo non ha fatto cadere un governo, ha provocato delle dimissioni, ha fatto cadere dall'amministrazione, ma il fenomeno si è spostato da un paese all'altro. Potremmo parlare dell'Albania, potremmo parlare anche della Germania, che ne so. È una corrente di lotte che secondo me è destinata a non finire molto presto e riservare delle sorprese. Allora, il fatto che tornino fuori vecchie esperienze diventa non più un raccontarsi degli aneddoti, diventa una manifestazione del bisogno di cercare anche da dove si viene, una specie di eredità, non per imitare quello che si era fatto, ma per affrontare con strumenti analitici in qualche modo quello che si profila. Credo che questo sia un'esigenza di molti. Nel 77 ci fu un'ampissima produzione durante, dopo è stata via via più scarsa, sarebbe invece meglio riprendere quelle cose in mano, mettere assieme gli aneddoti per quanto hanno di importanza, che soprattutto credo il concetto di fratellanza che allora esisteva, non a caso adesso con certe persone che dopo 40 anni la cordialità è rimasta la stessa praticamente. Perché si modificava anche il modo di vivere, no? Si modificava il modo di stare insieme. Piazza Verdi e vari adiacenti non erano solo un luogo politico, ma erano anche una comunità umana. Non a caso poi si spostava tutti in branchi, no? Magari divisi in tribù, però in branchi. E quindi era lo strumento che assunto il mondo. Bene, io mi fermo qua, se poi volete delle storie lì, ma io vi racconto le storie. Ma intanto, quello che volevo dire preventivamente...